15 di agosto, nel cuore della mattina, il boi aveva disposto l'orrenda ghigliottina, mentre Caserio dormiva ancora, senza pensare al triste orrore. Entra nella prigione. Entra nella prigione. Il diretto è prefetto, con voce di emozione, svegliano il giovinetto, disse svegliandosi, che cosa c'è? È giunta l'ora, alzatevi in piedi. Udita. Udita la notizia, e si cambiò all'istante. Veduta la giustizia, stupì tutto tremante. Di chi è che? Con prima di andare a morire, dite se avete nulla da dire. Allora, non del prefetto. Così dice al prefetto, allorché morto sia. Prego questo biglietto sia data madre mia, posso fidarmi che lei avrà, mi raccomando, per carità. Altro. Altro non ho da dirvi, chiudetemi le porte, finito il mio soffrire, riadatemi alla morte. E tu, mia madre, dai figlio e tuo, e datti pace per il tuo figlio. Poi con precauzione al boia fu legato in piazza di Simeone, e quindi venne giustiziato con tua forza. Il capo entrò nella mannaia, bravo, e lo troncò. Spettacolo di gioia, la Francia manifesta, cantando viva il boia, e gli tagliò la testa. Gente, la la e il senza cuore che sprezza e ride l'altrui dolore. Però è l'avviso, la madre genitrice, la madre genitrice, le lagrime nel viso. Correva l'infelice, era contenta la madre al me, pria di morire, stringello a te. L'orribile dolore. L'orribile dolore.
bagnarci. Mandandolo al terrore che la privò del figlio. La madre quanto soffrì, qual nuova data dal figlio udì. Io pregherò l'Eterno. Io pregherò l'Eterno. O figlio sventurato, che dal tremendo verno ti faccia liberato. Così pregando, con fortezza, a me mi importa di andare.